Ora voglio aprire una parentesi e voglio esprimere la mia solidarietà nei confronti del vice sindaco di Leporano, la dottoressa Yolanda Lotta, vittima di un attentato alla sua macchina, un episodio davvero vergognoso, perché vedere alle prime luci dell'alba la propria macchina distrutta, data alle fiamme, ci fa molto ma molto pensare sul livello di inciviltà, di delinquenza di certi malfattori. Io conosco personalmente Yolanda Lotta, dico che il comune di Leporano, forse il comune guida della, anzi sicuramente è il comune guida della provincia ionica. Basti pensare all'estate leporanese, basti vedere come Leporano sta acquisendo una sua forza, e poi vedere l'impegno di una persona così distrutto, no? Umiliato, lacerato da un episodio inqualificabile, e non è la prima volta, questo certamente spezza le braccia, ma non certo a Yolanda Lotta. Conosciamo la sua tenacia, conosciamo la sua forza, e Yolanda sicuramente andrà avanti. Non possono essere certi delinquenti a poter spezzare un'attività amministrativa, una voglia di rinascita. Penso che nell'esprimere la solidarietà al vice sindaco Lotta siamo ovviamente tutti solidali. Bene, era dovuto all'amministratore, al vice sindaco, dottoressa Yolanda Lotta, e all'amica Yolanda.